Il giovane vittima della malattia non era mai stato impiegato all'estero. Nel secondo caso, il giovane militare era stato impiegato in Bosnia, a Sarajevo precisamente, dove non vi è mai stato uso di uranio impoverito. Il 27 settembre del 2000, l'onorevole Mattarella, allora ministro della Difesa, risponde ad un'interrogazione parlamentare ed è preciso. A Sarajevo non è mai stato usato uranio impoverito. Non era vero, ma forse lui non lo sapeva. Sapeva invece che la parola di un ministro è quella che conta ed è quella che riportano i giornali nei titoli. E forse pensava che questo sarebbe bastato a calmare le acque, ma non è andata così. E allora, 3 mesi dopo, ha dovuto prendere carta e penna e scrivere a chi le informazioni le sapeva, la NATO. E la NATO ha risposto. Bisogna indagare anche in Bosnia, di cui 3 giorni fa la NATO ha fornito la mappa dei siti bombardati tra il 94 e il 95. 19 bersagli, 5.000 proiettili sparati a nord di Sarajevo, 3.000 ad Azici e poco più di 2.086 ad Hans-Pijesak. Dunque, la NATO aveva sparato uranio impoverito in Bosnia. Era prevedibile che fosse così. Gli statunitensi usarono quelle armi 4 anni prima, durante la guerra del Golfo. È possibile che i comandanti e vertici militari italiani non conoscessero la nota sindrome del Golfo che aveva colpito i militari statunitensi e inglesi tornati dalla guerra contro l'Iraq del 91. È possibile che nessun generale italiano sapesse che gli statunitensi proteggevano i propri soldati contro i rischi di contaminazione da uranio impoverito già dal 1995, come dimostra questo video del Pentagono. L'esercito degli Stati Uniti presenta i rischi dell'uranio impoverito. L'oggetto di questo video è di descrivere come i militari devono comportarsi per evitare la contaminazione da uranio impoverito. I soldati protetti dalle speciali tute anticontaminazione devono isolare gli oggetti radioattivi per evitare che si diffonda la polvere tossica. Sono venuti degli americani con i mezzi blindi nella nostra caserma, la Tito Badak, e c'era una manifestazione, se non mi sbaglio c'era il cambio di comandante, non mi dovrei sbagliare, e vennero anche gli americani e loro scesero da questi mezzi blindi con delle tute, mi sembravano marziani. Noi pensavamo che, cioè io almeno pensavo che erano delle esercitazioni, poi in fin di conto la verità io non la sapevo. La verità l'ho saputo quando sono arrivato in Italia e il 24 febbraio mi hanno diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Prendi il fucile e vattene alla frontiera. Luca torna in Bosnia. Era stato anche a Sarajevo prima di partire per il Kosovo, sempre con la mansione di pontista. Aiutava a ripristinare le antenne bombardate. Insieme ci arrampichiamo sulla collina da dove fu sparata la granata che colpì il mercato uccidendo 63 persone. Allora, quando io facevo queste operazioni, insomma, vedevo altri eserciti che avevano delle tute diverse, insomma, le maschere diverse, i guanti diversi erano delle nostre. E poi tu hai chiesto perché hai chiesto? Sì, comandante. Io mi sono rapporto dal comandante, insomma, qua mi rispose: ah, non ti preoccupare, tanto sai, questi qua sono fanatici, noi pensiamo al nostro esercito e facciamo bene il nostro lavoro. Ma è possibile che, cioè, che cosa costava in fondo dirgli, perché è una cosa mentale, non è costosa. No, cosa è costosa. Dire a questi ragazzi, adesso noi vi diamo delle tute, andate su tranquilli. No, non era un problema di cosa costava dire ai ragazzi, quanto costava la tuta e l'attrezzatura, diverso, ed è reale questo aspetto. Noi teniamo presente che la nostra forza armata è l'unica forza armata che detrae il vitto alloggio dai ragazzi che operano in territorio internazionale. E la nostra forza armata è l'unica forza armata che quando Luca Sepe veniva qui in Kosovo ed era freddo, la sua giacca a vento non è che la riportava a casa. La lasciava qui perché la doveva mettere il collega successivo che arrivava. Cioè, quindi non avevano nemmeno i soldi per comprare gli equipaggiamenti. Lasci fare se nei magazzini della Forza Armata Esercito ci sono magliette per i prossimi 2000 anni. Perché, ed è così, questa è un'indagine della Corte dei Conti mai pubblicizzata, non so perché, ma quelle magliette le possono indossare bambini di 5 anni. Questa è un'ex caserma dell'esercito jugoslavo vicino ad Azici.
A distanza di 8 anni dal bombardamento, restano i segni rossi. Ogni segno rosso segna il ritrovamento di un proiettile all'uranio impoverito, ritrovato e poi rimosso. Qualcuno è ancora lì, nel terreno. L'uranio impoverito ha una capacità di penetrazione e sfondamento delle barriere metalliche pari a quella del tungsteno, ma è assai meno costoso. Soprattutto perché è uno scarto della lavorazione dell'industria nucleare ed è quindi un sistema conveniente per riciclare le scorie. Oggi questo stabile ospita una fabbrica che non è ancora stata bonificata del tutto. Come si vede, sono rimasti alcuni frammenti di proiettile. Basta avvicinarsi al frammento e il contatore Geiger fa un balzo, ma il direttore della fabbrica non fa una piega. È ben informato. L'importante è non raccogliere i proiettili e tenerli vicino al corpo a lungo, perché il pericolo non è quello delle radiazioni, ma quello delle polveri che si sprigionano durante l'esplosione e che possono essere inalate o ingerite. A Sarajevo c'è anche la professoressa Gatti dell'Università di Modena. Vuole capire se c'è un filo che lega la sorte dei militari malati ai civili rimasti sul posto. Non ci sono dati scientifici perché non ci sono registri dei tumori in Bosnia. Ma l'ematologa spiega che c'è stato un aumento del linfoma non Hodgkin dopo la guerra, mentre durante la guerra ha notato un forte aumento dei linfomi di Hodgkin e della leucemia negli adulti. Policlinico di Modena. La professoressa Gatti coordina un progetto europeo sulle nanopatologie. È grazie a questo microscopio a scansione ambientale che è in grado di trovare particelle 10.000 volte più piccole della punta di uno spillo. Nel laboratorio ritroviamo i vetrini con le biopsie dei civili malati di Sarajevo e quelli di alcuni militari italiani reduci dalle missioni nei Balcani. La ricercatrice li ha messi a confronto. Per esempio questa particella l'abbiamo trovata dentro a un linfonodo ammalato di un civile di Sarajevo, così ne abbiamo altri, e l'ipotesi è che effettivamente posti che hanno subito bombardamenti sicuramente c'è un inquinamento anomalo, si sono create delle polveri che vengono sia respirate sia mangiate, perché queste polveri si depositano su dei vegetali, sull'erba che poi gli animali mangiano. Quindi è chiaro che è possibile che persone possano respirare delle chimiche, delle polveri con delle chimiche veramente insolite. Che per sono, esempio? Qui abbiamo un esempio, qui è un composto di piombo, bario, cromo. Non ho mai visto un composto di questo tipo. In questo documento i ricercatori statunitensi della base militare di Eglin in Florida spiegano nel dettaglio cosa hanno trovato facendo esplodere armi all'uranio impoverito. Più che sulla radioattività si sono soffermati sulle numerose microparticelle sferiche, anche metalliche, sprigionatesi in seguito alla fusione. Poteva essere un indizio su cui lavorare fin da subito. Questo documento ha 27 anni. Quindi da 27 anni si sa che l'uranio impoverito potrebbe creare problemi non tanto legati alla radioattività, bensì alle particelle metalliche. Allora questo documento, come minimo, è stato preso sotto gamba e oggi chi difende l'uso di queste armi sostiene che non è possibile dimostrare, non ci sono sufficienti prove scientifiche che dimostrano un legame fra le malattie e l'uso delle armi all'uranio impoverito. E hanno ragione. Infatti lo studio realizzato dal presidente della Lega dei Tumori di Siena, Franco Nobili, su centinaia di paracadutisti mostrano l'assenza di uranio impoverito. Ma se il problema sono le particelle metalliche, questo vuol dire che non si sta cercando nella direzione giusta. E invece per quel che riguarda l'Afghanistan e l'Iraq, il nostro governo è a conoscenza dei siti bombardati con uranio impoverito in modo da tutelare i nostri soldati che vanno lì? Non lo sappiamo perché non esistono comunicazioni ufficiali. Ma se è per questo, sono tante le cose che non sappiamo, anche sulle vicende di casa nostra. La Sardegna, più che dei turisti, è dei militari.
da sola ospita il 60% delle aree destinate al demanio militare italiano.